Sardegna Solidale, il centro di servizio per il volontariato in Sardegna, in sinergia con Libera, associazioni Nomi e Numeri contro le mafie e con il COGE Sardegna, lancia una raccolta fondi per le vittime del ciclone Cleopatra in Sardegna. Il presidente Giampiero Farru afferma: come centro di servizio per il volontariato in Sardegna ci sentiamo particolarmente vicini agli abitanti delle aree colpite dall'alluvione, ai quali esprimiamo il nostro cordoglio per le perdite subite e ai quali vogliamo esprimere la nostra fattiva solidarietà. È per questo che abbiamo aperto un conto corrente per la raccolta di fondi da destinare, in coordinamento con le amministrazioni delle città e dei paesi più colpiti, alle comunità che hanno subito i maggiori danni. L'iniziativa è condivisa da Libera, associazioni Nomi e Numeri contro le mafie e dal COGE Sardegna. Ecco come fare. Causale Emergenza Sardegna 2013, codice IBAN IT 45 L03 3 5 9 0 1 6 0 0 1 0 0 0 0 0 7 8 0 3 9. In sottofondo l'omaggio alla Sardegna di Paolo Fresu e Marcello Fois, andato in onda a Ballarò su Rai 3 il 19 novembre 2013. Ho tradito senza capire, quando quello che vedevo mi pareva l'immagine di qualcosa a cui dovevo per forza accontentarmi. Lì, precisamente, ho tradito. Ho tradito anche quando mi sono convinto d'essere portatore di specialità, come se ostinatamente balzassi dal baratro all'apice di me stesso. Ho tradito. Nel momento stesso in cui ho pensato che l'unico modo per difendermi dal senso di inferiorità fosse quello di dichiararmi a tutti i costi superiore. Io ho fatto il turista a casa mia, certo, nella terra spiaggia, nella terra ciambella, nella terra vacanza. Adattarsi allo sguardo altrui può diventare una forma di sopravvivenza, ma anche una forma di eutanasia. Io non c'ero, semplicemente. E quello che c'era non ero io, ma l'immagine di me. Taciturno, amico fedelissimo, gran lavoratore, sardo sardo, troglodita di lusso, amorevolmente dimesso eppure diffidente e distante, con memoria d'elefante e vellutino e oggettivamente piccolo di statura. Ma ben fatto. Sardo sardo. Ho condotto eserciti di amici continentali in giro per spiagge, sforzandomi di mettergli a disposizione quanto di meglio possedessi. Ho fatto il tour operator di me stesso, mi sono guardato ballare anziché imparare a ballare, mi sono sentito parlare anziché imparare a parlare, ho vestito il costume senza metterci il cuore dentro. Questo vedo, questo è quanto ho visto di me. Ma non è detto che il mio sguardo mi appartenga. Forse da qualche parte c'è qualcuno che meglio di me guarda la mia immagine. E poi, nel cercare di capire come può essere che anche dall'ombra possa scaturire un senso, vi trovaste a passare da queste parti, ebbene, è da qui soltanto che bisogna partire, perché questo è il posto giusto, di bellezza violata, di roccia stuprata, d'acqua strozzata nell'arteria di cemento armato, da qui, da questo centro a origine, l'infinito non finire. La bruttura sopra ogni bellezza, lo svelamento senza mistero, la profanazione che da sempre non prevede rispetto. Se poi vi trovaste a passare da queste parti, ricordateci di quanto ci piacevano le vittorie,
o le disfatte, ma eterne, l'infinito non finire. Sarebbe onorevole, onorevole sapere di perderti da solo e da solo ritrovarti, semmai per caso fossi nato da queste parti.